Ragazza, va tutto bene lì? Ragazza, cosa sta succedendo? Posso chiamare l'ambulanza per te? Cos'è questo? Guarda, 500 reais e un cellulare di ultima generazione. Ah, finalmente pagherò il mio debito. Ah, ragazza, avrei voluto aiutarti, ma chissà, magari la prossima volta, giusto? Ah, che rabbia! Non è riuscita, vero? Ho visto cosa ha fatto. Ecco, mi chiedo come faccia una persona ad avere la capacità di fare una cosa del genere. Sei sicuro di voler continuare con questo, Raffaele? Sì, devo continuare. Avrei bisogno di più soldi, vero? Ecco qua. Altri soldi? E tu darai un altro cellulare? È davvero tanto, Raffaele. Devo continuare. Guarda, l'altro candidato sta arrivando. Devo nascondermi. Mio Dio, stai bene. Qualcuno aiuti, qualcuno aiuti. Calma, ti aiuterò, ti aiuterò. Vai! 1, 2, 3! Ragazza, stai bene? Hai la mia testa. Caspita, stai bene. Ero molto preoccupato per te? No, ora sto molto meglio. Grazie mille, va bene. Questi soldi qui sono tuoi. E c'è anche il cellulare? Sì, sono miei. Ho lasciati cadere quando ho iniziato a prendere la scossa. Stai meglio. Vuoi andare in ospedale? Non ho bisogno di andare in ospedale. Sto già meglio. Guarda ragazza, mi piacerebbe molto stare con te adesso, ma ho un colloquio molto importante, non posso restare. No, va bene, non voglio farti perdere tempo, puoi andare. Ma appena finisco lì torno a vederti, va bene? Hai visto Raffaele? Almeno uno mi ha aiutato. Ci sono persone buone in questo mondo. Sono rimasto sorpreso, pensavo nessuno avrebbe aiutato. E allora continuiamo con il piano. Hai già pensato a qualcuno? Ho già qualcosa in mente, ma continuiamo con questo. Guarda un po', si veste da domestica? Sono sicuro che farai la scelta giusta. Ragazza, ragazza, non hai una monetina da darmi. Aspetta, stai parlando con me? No, è perché ti ho visto passare con acqua fredda e mi è venuta voglia di comprarne una. Vuoi i miei soldi per mantenerti? Perché non prendi i tuoi e compri la tua acqua? Caspita, scusami. Allora risparmiami, va bene. Aspetta, vuoi molta acqua, giusto? Sì, lo vorrei. Ho molta sete, il sole è molto caldo. Ti darò dell'acqua, va bene. Ecco, così va bene. Qui va bene. Ehi ragazza, fermati. Bene ragazza. Fermati, fermati. E allora, si è rinfrescato. Ragazzo, va tutto bene con te. Ci sono alcune persone che hanno certi privilegi e non rispettano chi non ne ha gli stessi. Quella ragazza ti ha buttato dell'acqua, vero? Tutto questo solo perché ho chiesto un soldo per bere dell'acqua. Ho molta sete, amico. Guarda, non ho molti soldi, ma ho qualche spicciolo qui da darti. Wow, grazie mille. Mi aiuterai molto. Non si sa mai cosa riserva il giorno di domani. Grazie mille. Che Dio ti benedica. Puoi essere sicuro che persone buone come te. Dio ti ricompenserà. Grazie. Devo andare lì che sono molto in ritardo. Caspita, la tua presenza mi infastidisce molto. Guarda come sei vestita. E continui a pulire, sporcizia. Non ti dà fastidio, no? Guarda, ragazza, ho molte bollette da pagare, ok? E ho anche un po' di dignità. Voglio solo guadagnare i miei soldi onestamente. Guarda, sinceramente, per arrivare a questo punto in cui ti trovi, probabilmente hai messo da parte gli studi, vero? Non che tu abbia provato a fare un'università... hai fatto qualcosa per arrivare lì? Non ti sto capendo. Puoi spiegarmelo meglio. Ehi, smettila con questo. Quello che voglio dire è che questo tuo lavoro è per persone che non hanno studiato, che non hanno mai voluto nulla dalla vita. Ecco perché sei lì, in quel posto. Guarda, sembra che non abbia avuto gli stessi privilegi che hai tu, vero? Ma questo non mi rende nemmeno né più di nessun altro. Ragazza, non devi dare spiegazioni a nessuno. È lei che dovrebbe avere buon senso. Buon pomeriggio. Cosa sta succedendo qui? Aspetta, ti conosco. Io sono il tipo, hai buttato acqua fuori. E da quando hai soldi per comprare questi vestiti? Da quando ho fondato questa azienda, dal momento in cui sei uscito di lì, ti... sto facendo un test. Io sono il proprietario e il titolare di questa azienda. E quella persona che hai umiliato tanto là fuori e qui dentro è mia moglie. E tu non mi hai solo umiliato e sminuito, ma hai anche commesso un crimine.
che è prendere cose altrui. Io non ho preso nulla. Voglio che tu restituisca il mio cellulare e i miei soldi e lascia questa azienda e non tornare mai più qui. Bene, credo che il mio curriculum più invidiato qui sia il tuo. Hai studiato nelle migliori università, hai il miglior curriculum di qui, diverse esperienze, ma non hai la cosa principale di cui ho bisogno qui, umiltà. Amore, non perdere il tuo tempo, no. Guarda, per favore, esci da qui. Va bene, tutto a posto, ma ti avviso che saresti il miglior dipendente che questa azienda potrebbe avere, ok? Dio mi scampi. Guarda, John Vitor, fin dal primo momento in cui sei entrato in questa azienda mi hai aiutato e sei un esempio di persona. Sei il migliore per questo ruolo e sono sicuro che farai parte della nostra famiglia. Sono sicuro che sarà una scelta davvero ottima. Benvenuto